Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinioni di Luzio, un programma, un canale di assoluta garanzia. Quello che vuole portare in risalto oggi c'ha le due M. Sì, una M di M, una M di altre M. Vedi ragazzi, mi prendo anche in giro. No, vi voglio portare in risalto quello che è i funerali che in queste giornate si stanno svolgendo presso la nostra città, logicamente, di Roma, che sono di due persone, diciamo, di due mondi diversi, uno del mondo della giustizia e uno del mondo dello sport. Io vi voglio mandare, incitare, diciamo, un saluto, una condoglianza verso la preferenza di una persona o dell'altra, esprimendo naturalmente la mia, naturalmente in assoluto, in questo canale. Quello che vi voglio portare in risalto è che io vado a fare le condoglianze, l'ultimo saluto, anzi sono andato, a quello di Pietro Mennea, al mondo dello sport, che lo abbraccia tutto quanto, e boicotto in maniera, diciamo, assoluta, di non andarci, a quello di Manganelli, il capo della polizia, perché non ha fatto altro che il suo dovere, ben pagato, e non ha mai risolto niente, insomma, perché quello che ha fatto comunque si è sempre resistito, mentre quello che ha fatto Mennea è rimasto negli albi storici di quello che è il mondo delle Olimpiadi e il mondo dello sport, oltre che comunque sia gli uomini dello sport, dal dato stesso che abbracciano quel tipo di filosofia di vita di una pista d'atletica, di un campo di calcio o di qualsiasi altro, di un campo di volo, quello che è una pista di sci, logicamente cerco di avere un traguardo personale, ok, di una sfida con se stessi, di quello che gli può dare soprattutto a loro stessi, ok? Non una forma di autocompiacimento per far sì che ci sia esibizionismo in quello che fa, ok? Una vetrina per dire io sono più grande di tutti, ok? Il capo della polizia per me non è una persona chissà che a livello meritocratico è arrivato lì, logicamente. Io non ci credo a questo, ok? Queste sono cose che sono fandonie, ok? Perché non l'ho visto fare il poliziotto di quartiere con arresti illustri, ok? L'ho visto come capo di polizia, che nel suo capo di polizia sono stati ottimi personaggi. Ma c'erano stati prima e ci saranno dopo, logicamente, non succede niente. Ma un Pietro Mennea che fa il record di 200 metri, logicamente, ancora dopo, a distanza di 30 anni oltre, logicamente nessuno è riuscito a ripetere tale risultato, logicamente. Solo Usain Bolt è riuscito a ripetere tale risultato, che è un giamaicano, logicamente. E il suo record europeo è durato molto di più dei 16 anni del record delle Olimpiadi. Ok, oltre che essere una persona che ha partecipato a organizzazioni umanitarie, Manganelli non ha fatto niente, ha speso soldi solo per sé. Il mondo dello sport e di tutto ciò che confluisce nel mondo dello sport ha portato personaggi che hanno fatto lotte vere contro il razzismo, contro la disuguaglianza, contro la povertà, contro la malavita, contro la corruzione. Sì, queste sono le persone che hanno lottato nella vita, perché i loro soldi l'hanno fatto paladino di cause sociali, da Ayrton Senna a Maradona, al nostro Baggio, se vedete i miei video precedenti, a questo che è stato Boateng in questi giorni, logicamente, allo stesso Mennea, logicamente, e quanti altri, logicamente, che non hanno insozzato sicuramente la visione. Dopo sì, abbiamo personaggi un po' così, un po' brutti come tocco, in tutto, però logicamente quando si parla dello sport molto spesso siamo dei paladini di vita, che non pensano solo ad arricchirsi, ma cercano anche di dividere quello che hanno avuto da benefici personali per delle doti, delle possibilità sue di riuscire a fare dei record, a meravigliare il pubblico, a ripagarli con la stessa moneta per far sì di essere vicini a cause che possono interessare alla povera gente o chi non ha niente, logicamente. Manganelli non ha mai fatto niente di che, ok? Si è arrestato un malavitoso, era la sua professione, era ciò che doveva fare, niente di che, strapagato, ragazzi. Non è che lo faceva gratis, o al tempo stesso andava a aiutare i bambini che andavano a scuola nel Caimano di Napoli a far sì che potevano studiare perché non avevano i soldi per andarci. Salve ragazzi, benvenuti su Canale 5, mi sbaglio sempre oggi, Opinioni di Luzio, Forever, Senigallia. Andiamo.